pennivendoli italiani, perché solo così posso chiamarli, sollevano solitamente due obiezioni, entrambe patetiche come loro. La prima è che i paesi dell'ex Unione Sovietica devono essere liberi di scegliere le proprie alleanze. Se quindi sono loro a chiedere di entrare nella NATO, la NATO deve ovviamente accoglierli. Ma questa scusa non regge. Non regge perché esisteva un accordo del 1991 siglato durante i negoziati per la riunificazione tedesca, un accordo che vincolava le maggiori superpotenze e la NATO a non espandersi a est del fiume Oder, quello che segna il confine tra l'attuale Germania e la Polonia. Di quell'accordo, spesso contestato dagli Stati Uniti, sono finalmente emerse le prove, le ha riportate addirittura anche il tedesco Der Spiegel. E la ratio dietro quell'accordo è molto semplice. Ogni paese ha ovviamente il diritto di scegliere liberamente l'alleanza di cui desidera far parte, purché ogni Stato non rafforzi la propria sicurezza a scapito della sicurezza degli altri. Ve la ricordate? Assomiglia molto alla frase, quella che usavate contro i Novax: la tua libertà finisce dove intacca la mia. Bene, sono stati invece fatti entrare diversi paesi nella NATO a discapito della sicurezza della Russia, quindi questo, secondo quell'accordo, non doveva avvenire. In pratica quell'accordo è stato infranto, lasciando che entrassero nella NATO ben 14 paesi dell'ex Unione Sovietica, e tutto questo è stato fatto ovviamente per provocare Putin, perché la sua inevitabile reazione avrebbe fatto rompere il nascente asse tra la Russia e l'Europa, tra il popolo russo e il popolo europeo. La seconda obiezione che sollevano è che l'Ucraina è un paese libero e indipendente, e a questo punto vale la pena ricordare che nel 2014 le famose proteste definite Euromaidan, con le quali è stato deposto il presidente Yanukovych, che stava firmando proprio in quel periodo un accordo con la Russia di Putin, sono state quasi completamente finanziate e organizzate dagli Stati Uniti attraverso la National Endowment for Democracy, braccio economico della CIA, attraverso i finanziamenti alle ONG e alle organizzazioni usate per fomentare le rivolte, compresi i gruppi neonazisti. In Occidente non riconoscono più gli accordi firmati dall'Unione Sovietica che sanciscono i risultati della Seconda Guerra Mondiale, che noi invece riteniamo sacri perché sono stati ottenuti con i sacrifici fatti dal nostro popolo sull'altare della vittoria sul nazismo. Putin, prima di attaccare, come sapete, ha riconosciuto l'indipendenza di due repubbliche nella regione del Donbass. Parliamo di due repubbliche che dal 2014 si erano autoproclamate indipendenti dall'Ucraina, quindi dal 2014, non da ieri. E nessuno in questi 8 anni di guerra nel Donbass ha avuto interesse a sanare questa situazione. Nessuno ha avuto interesse a cercare di capire chi finanziasse i movimenti neonazisti che fanno parte delle milizie ucraine che combattono in Donbass. E questo dovrebbe farvi capire che l'autodeterminazione dei popoli non è mai in agenda, se non funzionale all'imperialismo globalista. Anche i cittadini filorussi del Donbass hanno spesso subito indicibili ritorsioni da parte delle milizie ucraine, tutto questo nel silenzio generale, a chi importava. Il governo americano, tra l'altro, dal 2014 ha versato oltre 3 miliardi di dollari al governo ucraino, e tutto in funzione antirussa. Oggi leggo sui giornali che l'amministrazione americana è costretta, suo malgrado, a gestire uno scontro con Mosca. Suo malgrado.
Questa è una parola che può usare soltanto il popolo ucraino, costretto, suo malgrado, a subire queste dinamiche di potere che mirano soltanto ad interessi economici sulla loro pelle. Putin chiedeva all'Alleanza Atlantica di fermare quelle operazioni che potevano risultare come pericolose per la sicurezza nazionale russa. Chiedeva di smettere di prendere in considerazione l'entrata dell'Ucraina nella NATO, di smettere di mettere basi militari e di armare quelle regioni dell'ex Unione Sovietica già entrate nella NATO. Pensate che dal 1997 sono entrate nell'Alleanza Atlantica la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, l'Albania, la Croazia, Montenegro, la Macedonia del Nord. Tutti paesi che facevano parte del blocco sovietico. In pratica la vecchia cortina di ferro si è quindi spostata sempre più avanti ai confini con la Russia, fino quasi a stritolarla, dato che poi sono stati piazzati missili ovunque. Bene, nel documento in questione era espressa la determinazione da parte di Putin a prevenire attività militari pericolose e quindi a ridurre la possibilità di incidenti tra le parti. Si legge anche che gli stati membri della NATO sono invitati a non svolgere alcuna attività militare sul territorio dell'Ucraina e di altri stati dell'Europa orientale. Bene, se vi sembrano queste delle richieste illegittime, forse avete dimenticato che la NATO è nata in funzione antisovietica, quindi oggi in funzione antirussa. Ora, voi pensate che Putin potesse tollerare tutto intorno a sé una vasta area finanziata e armata dai nemici della Russia? Lo ha tollerato suo malgrado perché l'Ucraina restava lo stato cuscinetto, pur essendo in mano ad un presidente filo americano. Quindi Putin, tra le altre cose, si legge sempre nel documento, chiedeva anche di fermare il trasporto di armamenti nucleari nelle basi NATO delle ex repubbliche sovietiche. E questo non vi sembra legittimo? Non dimentichiamo mai che quando fu l'Unione Sovietica a piazzare i missili su Cuba in funzione antistatunitense, gli Stati Uniti si dichiarano pronti non ad invadere Cuba, ma addirittura ad un conflitto mondiale. Putin aveva anche avvertito Macron nel loro ultimo incontro che l'entrata dell'Ucraina nella NATO sarebbe stata pericolosa per l'Europa stessa. E dava anche una spiegazione ben precisa. Diceva, giustamente, qualora l'Ucraina si fosse sentita forte della sua appartenenza all'alleanza ed avesse quindi in futuro provato a riprendersi la Crimea, tutta l'Europa si sarebbe trovata in una guerra contro la Russia. Ora, qualora non fosse abbastanza chiaro o accessibile a tutti quello che Putin ha scritto in quel famoso documento del dicembre 2021, le stesse cose le ha ribadite in un discorso alla nazione quando ha comunicato che le sue richieste erano state completamente ignorate e quindi non gli restava altra possibilità se non quella di agire. Ecco cosa ha detto Putin nello specifico. Leggo testuali parole. Ciò che ci preoccupa, e ci preoccupa particolarmente, sono le minacce che vengono poste passo dopo passo, anno dopo anno, da politici irresponsabili in Occidente contro il nostro paese. Mi riferisco all'espansione del blocco NATO a est, alla vicinanza delle sue infrastrutture militari ai confini della Russia. È noto, continua Putin, che per 30 anni abbiamo cercato con perseveranza e pazienza di raggiungere un accordo con i principali paesi della NATO
sui principi di una sicurezza uguale e indivisibile in Europa. Nonostante tutto, abbiamo tentato di nuovo nel dicembre 2021 di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti e con i suoi alleati sulla non espansione della NATO, ma tutto è stato invano. La posizione degli Stati Uniti non è cambiata, non considerano necessario un accordo con la Russia su questa questione, che per noi però è una questione vitale. Loro perseguono i loro obiettivi e non tengono conto dei nostri interessi. Lo sviluppo militare dei territori adiacenti ai nostri confini, se lo permettiamo, rimarrà per sempre e costituirà una minaccia sempre più grande e totalmente inaccettabile per la Russia. Già ora, mentre la NATO si espande verso est, la situazione per il nostro paese peggiora e diventa ogni anno più pericolosa. Inoltre, continua Putin, negli ultimi giorni la leadership della NATO ha parlato esplicitamente della necessità di accelerare, di forzare l'avanzata delle infrastrutture dell'alleanza verso i confini della Russia. In altre parole, stanno stringendo la loro posizione. Non possiamo più limitarci a guardare quello che succede. Sarebbe completamente irresponsabile da parte nostra. Poi Putin nel suo discorso chiarisce un'altra cosa molto importante quando dice: il problema naturalmente non è l'organizzazione della NATO in sé, ma il fatto che essa è soltanto uno strumento della politica estera degli Stati Uniti. Faccio notare, continua Putin, sui nostri territori storici si sta creando un anti-Russia, una coalizione che è stata messa sotto il pieno controllo esterno, che viene intensamente colonizzato dalle forze armate dei paesi della NATO e riempito con le armi più moderne. Per gli Stati Uniti e i loro alleati questa è una cosiddetta politica di contenimento della Russia, un ovvio dividendo geopolitico, ma per il nostro paese è in definitiva una questione di vita o di morte, una questione del nostro futuro storico come nazione. Non è una esagerazione, continua Putin, è così e basta. Questa è una vera e propria minaccia non solo per i nostri interessi, ma per l'esistenza stessa del nostro Stato, per la sua sovranità. Questa è la linea rossa di cui si è parlato ripetutamente e loro hanno deciso di attraversarla. Ora dobbiamo per forza agire, non ci lasciano altra scelta. Ora io mi chiedo, davanti a un monito del genere, un discorso che ovviamente non abbiamo ascoltato sulle TV italiane, altrimenti non saremmo stati così sorpresi della scelta di Putin. Come si può, davanti ad un appello del genere, ad una dichiarazione del genere, fare orecchie da mercante? Perché, allora mi chiedo, l'Unione Europea ha ignorato le richieste scritte dal presidente russo? Perché non ha aperto un tavolo di conciliazione? Da sola poteva farlo tranquillamente, senza bisogno di seguire gli Stati Uniti. Gli Stati dell'Unione Europea sono anche i principali membri della NATO. A chi dovevano aspettare? Perché ha addirittura ignorato il discorso di Putin alla nazione in cui, come abbiamo visto, anticipava le sue mosse. Quindi l'Unione Europea avrebbe potuto tentare di evitare un'escalation ormai annunciata e non l'ha fatto.